Anche quest'anno a Diano Marina prende il via la mostra venatoria con anche il ricordo di Nello Feola. Sì, niente, volevamo ricordare appunto, dare il benvenuto a questa 64esima mostra venatoria che da molti anni il Comune di Diano Marina porta avanti insieme alla Federcalcio, insieme alla TC di Imperia. E con un rammarico, con un saluto allo storico promotore e sostenitore della fiera per molti anni, che in quanto il cavaliere ufficiale Pasquale Nello Feola è mancato l'anno scorso nel mese di ottobre. Come sapete infatti questa manifestazione è sentita molto in Liguria perché una forte componente della popolazione cacciatrice, ed è un onore per noi organizzare nuovamente questo evento che, come ogni anno, anticipa la tanto attesa apertura della caccia. Nell'allestimento dell'opera ho cercato di seguire al meglio gli insegnamenti del cavalier Feola che sperando di essere alla sua altezza e di cercare di portare avanti questa mostra il più a lungo possibile. Il ricordo ce lo porteremo sempre nel cuore, il ricordo del cavaliere, infatti abbiamo dedicato un premio speciale che assegneremo durante la premiazione proprio al suo nome, come era stato dedicato un premio speciale allo storico fondatore della fiera, Saguato. Possiamo quindi sperare che il canto dei tordi che sono presenti alla fiera arrivi anche lassù a salutarci per l'ultima volta, ancora una volta, il cavaliere. 64esima edizione della mostra venatoria, un appuntamento importante per Diano Marina che attira sempre molto pubblico. Certo, anzi è una delle fiere più vecchie della Liguria, è una fiera che porta tanta gente, porta tanti espositori di uccelli, diciamo, che vanno bene per la caccia, che sono importanti per i cacciatori. È una mostra che diciamo, il Comune di Diano Marina ha sempre cercato di favorire, e grazie al compianto cavalier Feola questa mostra è andata avanti negli anni. Adesso purtroppo è mancato il cavaliere e i suoi, diciamo, eredi continuano questa tradizione.
Sindaco di Diano San Pietro, questa mattina la mostra venatoria Diano Marina, un appuntamento per appassionati di caccia e non solo. Sì, come ogni anno ci ritroviamo qua cacciatori, amici per partecipare alla fiera di ogni anno. Questa è sempre per noi comunque una cosa importante, ci teniamo, speriamo che più si vada avanti di riuscire a recuperare qualche pezzo che si è perso, speriamo in bene, dai, siamo fiduciosi. La Liguria è una regione in cui la caccia è fortemente radicata e si trasmette di generazione in generazione. Sì, per fortuna sì, io da cacciatore sono ben felice di questa cosa. E sta tenendo bene, la regione sta lavorando bene anche sotto questo punto di vista, ci aiuta tanto a noi cacciatori e quindi siamo fiduciosi anche su quello, su che continui a andare così. Anche quest'anno la mostra venatoria, la gara di chioccolo e le premiazioni per gli espositori che vengono da diverse parti d'Italia. Come tutti gli anni la mostra si apre con la gara di chioccolo, con il primo premio appunto della targa di Claudio Salguato, lo storico fondatore, con questa gara storica che è sempre stata l'inizio della fiera e spero che continui che sia anche la continuazione. Oltre alla gara di chioccolo c'è la gara di canto dei migliori esemplari di turdidi, degli espositori che vengono da lontano e i premi speciali che degli espositori con più specie, con specie di maggiore interesse. E volevo ringraziare a questo proposito le aziende agricole che hanno contribuito con la donazione dei premi, che quest'anno saranno premi in cestini, in prodotti tipici locali, prodotti dalle aziende del posto, che oltre ad essere agricoltori, molti di loro sono anche cacciatori. E quindi ringrazio queste aziende agricole e anche le aziende locali che hanno contribuito a dare altri premi in oggettistica come tutti gli anni. Ecco, questa fiera è dedicata agli appassionati di caccia, ma non solo, possiamo dire che è stato un successo? Sì, possiamo dire che anche quest'anno già organizzarla è un successo, perché con tutte le problematiche che ci sono, molte fiere non vengono più portate avanti e spariscono con diciamo, i loro fondatori o le poche persone che le portano avanti. Diciamo che è un successo per i cacciatori con la C maiuscola, che rispettano e prelevano il prelevabile rispettando le regole e l'etica che c'è ancora della caccia venatoria vera, sentita e vissuta. Volevo ringraziare appunto tutti gli espositori che si impegnano a venire da tutta Italia, perché sono veramente presenti da tutta Italia, e i cacciatori che vengono a vederla e sono tutti amici, tutte persone presenti, e senza di sia espositori che cacciatori questa manifestazione non potrebbe andare avanti. Grazie a tutti e spero vivamente di vedervi l'anno prossimo.